a tutti, benvenuti in Giacomini Web Academy. Io sono Matteo Pastore, faccio parte del team di ricerca e sviluppo di Giacomini SPA. Oggi vorremmo presentarvi quelli che sono i nostri sistemi per la gestione degli impianti, quindi quella che viene definita termoregolazione. Quando parliamo di termoregolazione ambiente o termoregolazione standalone, ci riferiamo ai termostati ambiente. In questo caso vi proponiamo quello che è il nostro termostato ambiente più evoluto, il K492T. Questo termostato ambiente è dotato di sensore di temperatura e sensore di umidità. Ha un'antenna Wi-Fi, quindi ci permette di collegare il termostato al Wi-Fi di casa e in questo modo possiamo gestire quella che è la regolazione ambiente direttamente dal nostro smartphone tramite un'app dedicata. Nel momento in cui apriamo la nostra app, qui vedete un esempio della nostra app Giacomini, possiamo legare più impianti, quindi se abbiamo la nostra casa principale piuttosto che l'ufficio in cui lavoriamo, possiamo collegare tutti i nostri termostati sulla app. Scegliamo il termostato dedicato, in questo caso sul termostato possiamo vedere quella che è la temperatura desiderata. Che semplicemente muovendo il cursore possiamo andare a cambiare la temperatura desiderata, possiamo fare l'inversione stato-inverno. Se invece vogliamo intervenire su delle fasce orarie, molto semplicemente ci basta ruotare lo smartphone e in questo caso ci comparirà tutto quello che è l'andamento delle fasce orarie legato al nostro regolatore ambiente. Oltre alla regolazione standalone, abbiamo un tipo di regolazione invece più evoluta in cui andiamo a collegare quelle che sono le sonde ambiente a delle centraline di regolazione. In questo caso la famiglia è divisa in due. Abbiamo una famiglia di regolazione che abbiamo chiamato clima bus, in cui quelli che sono i sensori ambiente sono legati alla centralina tramite un cavo bus, appunto, e una regolazione clima domotic, in cui le sonde ambiente invece sono legate alla centralina tramite un wifi. Queste due centraline permettono di controllare quelli che sono i parametri termoigrometrici all'interno degli ambienti dell'edificio piuttosto che i parametri all'interno del locale caldaia. In questo modo abbiamo il vantaggio di poter legare e comunque di poter scegliere quella che è la temperatura di mandata all'impianto in base alle condizioni ambiente. In questo modo possiamo massimizzare quelle che sono le rese dei nostri sistemi radianti, sia nel caso di funzionamento invernale che nel caso di funzionamento estivo. La regolazione, basata su clima basse, su clima domotic, nel caso di funzionamento invernale, grazie alla sonda esterna, ha la possibilità di regolare la temperatura di mandata agli impianti secondo quelle che sono le logiche della regolazione climatica. Nel caso invece di raffrescamento estivo, note la temperatura e l'umidità all'interno degli ambienti, semplicemente calcolando quello che è il punto di rugiada. Sulla base del punto di rugiada, quindi sulla base di quella temperatura, viene stabilita la temperatura di mandata dell'acqua all'interno degli impianti. In questo modo andiamo a massimizzare quella che è la potenza in termini di resa del funzionamento degli impianti in estate. Solo a titolo esemplificativo vogliamo farvi vedere un servizio offerto dall'azienda che è quello della schemistica legata alla fornitura dei sistemi di termoregolazione. Quindi in questo caso abbiamo voluto farvi vedere uno schema basato sulla clima bus, quindi c'è prima di tutto quello il cuore del sistema clima bus è la centralina di regolazione, a cui vedete che sono collegate le sonde di mandata dell'impianto e la valvola miscelatrice per andare a controllare quelle che sono i valori di temperatura di mandata all'interno degli impianti. Dopodiché, tramite il bus abbiamo i sistemi di espansione che ci permettono di collegare gli attuatori elettrotermici per l'apertura e la chiusura dei vari circuiti al raggiungimento delle temperature nei vari ambienti. E invece un altro modulo di espansione dedicato a quelle che sono le macchine di trattamento aria, che
Quindi su questo modulo di espansione possiamo andare a collegare i deumidificatori con integrazione, piuttosto che le nuove macchine di ventilazione con il controllo dell'umidità all'interno degli ambienti. Il bus a sua volta prosegue su quelli che sono i termostati ambiente e quindi grazie a 16 sonde di temperatura, 7 macchine dell'aria, possiamo andare a coprire anche degli edifici di grandi dimensioni. Grazie per l'attenzione, vi rimando ai link in sovraimpressione per avere maggiori informazioni sui prodotti che vi ho appena presentato. Continuate a seguirci su Giacomini Web Academy, arrivederci.